Dottore Ferraro, cosa cambia a Menfi con l'istituzione del garante dei diritti dei diversamente abili? E dunque, la mozione di indirizzo che è stata presentata a diversi consiglieri comunali di minoranza, che è stata finalizzata essenzialmente all'approvazione di questo ordine del giorno, prevede l'istituzione di una figura che deve fare da ponte tra il mondo della disabilità con le sue esigenze, le sue criticità, e gli enti locali che devono sostanzialmente promuovere delle politiche di sostegno e di tutela dei diritti dei diversamente abili. È una figura molto importante che fa sì che vengano mossi i primi passi rispetto a una tematica che richiede attenzione costante, che richiede impegno concreto, e tutto nella direzione della Convenzione ONU finalizzata all'inclusione sociale, all'integrazione, alle pari opportunità e all'abbattimento delle barriere architettoniche e a garantire anche gli accessi al mare nelle località balneari. Quali saranno sul piano amministrativo i prossimi passaggi? Allora, il prossimo passaggio sarà operato dalla Giunta, che dovrà predisporre un regolamento comunale da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale, all'interno del quale verranno individuati i criteri di selezione di questo garante dei diritti dei disabili. È una figura molto diffusa in tutti i comuni del Palermitano e del Trapanese. In provincia di Agrigento partiamo con Menfi. E credo che sia un grande salto di qualità nell'attenzione a questa problematica.